È iniziato oggi l'allestimento dell'arena da quasi 2000 posti per la Palla Grossa in Piazza del Mercato Nuovo in vista delle semifinali del 9 settembre e della finalissima del 15 settembre. L'edizione 2018 è stata presentata in Palazzo Comunale dall'amministrazione alla presenza dell'Associazione Palla Grossa, dei rappresentanti delle quattro squadre Rioni e dell'Associazione La Platea di Roma, che ha vinto il bando per la gestione. È sicuramente l'edizione decisiva per capire se questa manifestazione avrà ancora un futuro dopo il flop del 2018. 17 al parco dell'ex ippodromo e anche considerando che le casse comunali metteranno sul piatto fino a un massimo di 85.000 euro. Ogni tipo di considerazione avverrà alla fine della finale, e quindi dopo il 15 di settembre trarremo tutte le conseguenze. La nostra volontà è che vada tutto bene e che i 2.000 posti, perché tanti sono i posti all'interno dell'arena, vengano riempiti. Le premesse, almeno al momento, non sono delle migliori perché a 5 giorni dal fischio d'inizio non sono stati forniti i dati sulle vendite dei biglietti. La promozione dell'evento è scarsa e più volte i rappresentanti di Rioni e dell'associazione hanno criticato il poco tempo a disposizione per organizzare tutto. Quasi un mettere le mani avanti, anche se effettivamente l'organizzatore ha potuto iniziare a lavorare sull'evento solo a fine luglio a causa di un bando comunale arrivato troppo tardi. I calcianti comunque sono carichi. La nuova sabbia, più simile a quella usata dal calcio storico fiorentino, garantirà un gioco più veloce. Noi continuiamo a crederci, crediamo possa diventare un appuntamento di una settimana delle tradizioni pratesi, si è coinvolto varie associazioni, Etruria, Gispi, ne potrebbero essere coinvolte altre, speriamo che sia un inizio nuovo. Tra le due semifinali di domenica e la finalissima del 15 settembre, Piazza del Mercato Nuovo ospiterà iniziative per grandi e piccini. Spazio fuori l'arena, c'è un'area spettacolo con un palco su cui si esibiranno band locali, poi c'è un'area food in cui le persone possono venire a cenare durante l'evento, e c'è un'area con una mostra mercato e un'area gioco per bambini.